Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima lezione del corso Viaggio verso l'opera e il balletto. Viaggio verso l'opera e il balletto è un corso realizzato dall'Ufficio Attività Educative e Didattiche del Teatro Regio di Torino. È riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione ed è accreditato sulla piattaforma SOFIA. I docenti che scelgono di iscriversi possono pertanto ricevere crediti formativi. Il progetto di questo corso è un ampliamento delle singole lezioni rivolte ai docenti che abbiamo svolto per molto tempo negli anni passati e che avevano lo scopo di fornire agli insegnanti strumenti per preparare i ragazzi alla visione dei titoli operistici o di balletto in cartellone. Partendo dai titoli della stagione 2022-2023, con questo corso speriamo di offrire in modo strutturato un viaggio nel mondo del melodramma. L'obiettivo è fornire ai docenti strumenti per potersi orientare nel mondo dell'opera, riconoscere tutti i collegamenti con le discipline e i contenuti che sono oggetto dei loro programmi didattici. Come detto, il corso si articola in moduli, ciascuno collegato ai diversi titoli in cartellone. Ciascun modulo si divide in due incontri: una lezione introduttiva, che per ora svolgiamo online, condotta da professionisti del teatro e con la partecipazione di artisti coinvolti nella produzione oggetto della lezione. Gli insegnanti riceveranno spunti, approfondimenti e materiali riferiti ai diversi contenuti delle diverse opere. La data di queste prime lezioni, di ciascun titolo, verrà stabilita di volta in volta in base alla disponibilità degli artisti. Per il secondo incontro si richiede invece la partecipazione alle nostre conferenze, tenute in sala caminetto secondo un calendario già definito. Affrontando di volta in volta i titoli della stagione, sarà possibile percorrere un viaggio attraverso la storia dell'opera e del balletto. Abbiamo pensato di collegare questo corso ai titoli in cartellone perché così avete la possibilità di venire a vedere le opere oggetto di studio. Questa prima lezione è dedicata al Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, che andrà in scena dal 18 al 26 novembre 2022, con la direzione del maestro Riccardo Muti, in un nuovo allestimento curato da Chiara Muti per la regia. La lezione è condotta dal nostro direttore artistico, Sebastian Schwarz, con interventi di Claudia Boasso, direttore dei laboratori artistici, e la gradita partecipazione di Francesca Di Sauro, soprano interprete in questa produzione del ruolo di Zerlina. Questo incontro è aperto a tutti e si propone di dare un'idea di come è impostato il corso e di come si svolgeranno le lezioni. Questo è un esempio di materiale didattico che viene fornito agli docenti che seguiranno il corso. Il prossimo incontro avrà luogo mercoledì 16 novembre 2022 dalle ore 15 alle ore 17:30. Sarà sempre aperto a tutti e online e sarà dedicato agli spettacoli del balletto e dell'opera di Tbilisi che andranno in scena sul palcoscenico del Teatro Regio a dicembre. Condurranno Elisabetta Lipeti, musicologa, e Anna Maria Bruzzese, coreografa e regista. Stiamo pubblicando una nuova edizione del corso sulla piattaforma SOFIA per dare la possibilità di iscriversi entro la fine di dicembre 2022. Questi due primi incontri, quello su Don Giovanni e quello sui balletti, sono infatti gratuiti e aperti a tutti, in modo tale che possiate vedere come sono impostati, se vi interessano, e abbiate poi tempo per iscriversi a fine dicembre, entro fine dicembre, per proseguire con il corso durante tutto il 2023. Speriamo di vedervi numerosi e vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Passo adesso la parola a Sebastian Schwarz, direttore artistico del Teatro Regio. Buongiorno. Allora, Marina Pantano vi ha già spiegato che dopo avremo ancora gente molto più interessante di me che vi racconterà cose un po' più pratiche. E quindi nel momento quando più vi annoio, non vi preoccupate, poi arriveranno loro. Quindi possiamo andare avanti. Quello che dove mi piacerebbe partire è proprio l'inizio della lirica. Come sarà anche un po' il corso che abbiamo
previsto, che prevede, oltre agli incontri per ogni singola opera, che ovviamente già la stagione rappresenta un percorso nella lirica che attraversa i vari secoli, ma di far precedere a questo percorso una lezione che dà una panoramica, diciamo, una visita globale dell'arte lirica e così possiamo portarci avanti. Tanto adesso vedo il nome, non ho riconosciuto il viso, ma Elisabetta Lipeti, ovviamente la saluto anch'io. Ma è molto ringiovinita da quando ha lavorato al Regio, allora c'è speranza anche per me, voglio dire, Per tutti noi. per tutti noi, infatti. Bene, allora sono qui davanti al pubblico professionista già sapiente, quindi no? No? Ok, va bene. Non si preoccupi, parliamo anche, ovviamente ci rivolgiamo un po' a tutti. Allora, la lirica, cos'è la lirica in realtà? Oppure in italiano bisogna dire cos'è l'opera lirica o cos'è il teatro musicale, perché la lirica sappiamo che teoricamente non avrebbe niente a che fare necessariamente con la musica, sarebbe la poesia, la lirica, no? E quindi bisogna essere qua molto precisi, altrimenti non c'è modo di comprenderci. L'opera, perché si chiama anche il teatro d'opera, no? L'opera è il termine italiano, che si usa anche a livello internazionale per un genere teatrale e musicale in cui l'azione scenica è abbinata alla musica e al canto. Questo è un po' una definizione da enciclopedia, diciamo, no? Parliamo un insieme di arti e di mestieri che incontriamo sul palco e intorno al palco. Intorno al palco, mi riferisco all'orchestra che non troviamo sul palco di solito, ma nella buca d'orchestra davanti, a volte anche in altre posizioni. Vediamo tutti i vari mestieri che hanno partecipato, che hanno contribuito al prodotto finale, come per esempio i sarti, i macchinisti, tutti i artisti, artigiani che hanno creato la scenografia, e qua possiamo parlare di tanti artisti di diverse specializzazioni, di cui poi vi parlerà Claudia Boasso, che è proprio la direttrice di questi nostri artigiani, però anche qui vengono coinvolti tante realtà e tanti mestieri diversi. Sul palco di solito incontriamo attori, cantanti, ballerini, a volte anche dei musicisti, come nel caso del Don Giovanni, dove dei musicisti li troveremo, parte dell'orchestra la troveremo anche sul palcoscenico, e troveremo che raccolgono tutto quello che è questo genere teatrale e musicale. Perciò noi consideriamo l'opera lirica lo spettacolo più completo di quello che rappresenta tutte le arti teatrali in un unico spettacolo, no? Non è solo danza, non è solo la prosa o non sono solo attori, ma unisce tutte le arti. E questo è un genere che ha avuto inizio nelle sperimentazioni delle cosiddette camerate fiorentine, che in realtà fra poco, fra qualche settimana, compierà questo primo incontro, compierà il suo 45° compleanno. Era proprio il 14 gennaio del 1573 quando, per la prima volta, nella casa del conte Bardi, si sono incontrati questi filosofi, artisti, musicisti, poeti, drammaturghi di tutte le arti, che hanno cercato di far rinascere, da un lato, far rinascere il teatro antico greco,
ma in una veste attuale. È un po' quello che in realtà gli artisti cercano sempre di fare, no? Qual è, la nostra storia, qual è il nostro bagaglio, diciamo, patrimoniale che portiamo avanti e qual è la nostra realtà di oggi e come possiamo, far combaciare le due, la storia e tutto quello che ha raggiunto nel corso dei secoli e come possiamo dare con quello delle risposte alle domande magari della società, o anche interpretative, i nostri problemi, interpretando i nostri problemi, di oggi, al giorno di oggi, ad un pubblico di oggi. In realtà questo ci accompagna da secoli e non è mai stato, non è una cosa nuova che facciamo oggi perché, non so, il partito reggente del momento ce lo chiede. È una cosa che è nato proprio dalla necessità degli artisti di creare qualcosa di rilevante, di attuale, di necessario in quel contesto musicale, in questo momento musicale, diciamo, non solo artistico. In questo momento parliamo quindi del 1573, quindi di quasi 450 anni fa. Risultato di queste tante sperimentazioni nei decenni seguenti è quello che conosciamo dal 1598, che è la Daphne di Peri, che era uno dei compositori che par ha partecipato a questi incontri ed è uno degli esempi e dei risultati. Sono nati tanti altri. Che però purtroppo non sono sopravvissuti ai tempi, perché bisogna anche parlare di qualità della carta, di qualità dell'inchiostro che è stato usato. Sappiamo, per esempio, che la qualità dell'inchiostro di un Johann Sebastian Bach, parliamo già, faccio un piccolo salto in avanti, ma era talmente scadente, si dice? Scadente, Giusto. che gli archivisti di oggi hanno problemi di decifrare i manoscritti di Bach, perché lui ha scritto così tanto ed era in servizio di tanti Duchi, duchi sì. e comunque no, nei vari piccoli ducati della Germania in quel periodo, che volevano sempre. Come al giorno di oggi volevano sempre risparmiare, quindi la carta non era della migliore qualità, l'inchiostro neanche, e quindi nel corso dei secoli si sono rivelati questi problematici, perché non riusciamo in certi casi proprio di decifrare quello che ci è rimasto al giorno di oggi. E in tanti altri casi invece si sono proprio persi per vari motivi diversi, oppure si sono proprio disfatti. Deteriorati. Deteriorati al punto che non si possono più neanche trovare. Quindi questo è un vero problema. Quello che rimane, per esempio, dalla prima opera di Claudio Monteverdi, di cui sappiamo, è del 1608, parliamo, scusate, c'è l'Orfeo che era un mito del quale si è parlato e si è servito molto spesso in quel periodo per raccontare la storia proprio della forza, del potere della musica che poteva placare, all'inferno, poteva placare anche diciamo, i mostri dell'inferno e tutte le forze dell'inferno, grazie alla musica e ovviamente anche alla forza dell'amore che spingeva e dava ad Orfeo la forza di interpretare questa musica in questa maniera talmente commovente che si sono commossi addirittura questi mostri e gli hanno dato il libero passaggio e così via. Quindi questo mito si è usato spesso, specialmente in quegli anni, però troviamo ancora anche compositori di oggi che si avvalano di questo mito per raccontarlo a modo loro. Nel corso dei secoli lo rincontriamo varie volte. L'Arianna, un'altra storia che conosciamo bene, Arianna a Naxos, il suo incontro con Teseo, che poi l'abbandona sull'isola di Naxos,
viene messo in musica, per esempio, da un altro di questi compositori che ha fatto parte di alcune di queste camerate fiorentine, Claudio Monteverdi. Lui ha scritto questa Arianna, della quale, per esempio, esiste solo, sopravvive solo tipo un breve brano di, che sono 8-10 minuti. Il lamento, il famoso lamento di Arianna rimane, il resto è andato perso. Di lui conosciamo le altre due opere, oltre all'Orfeo, il Ritorno d'Ulisse in Patria e l'Incoronazione di Poppea del 1643, che quindi siamo già andati avanti un po' di decenni, che scrive per Venezia le ultime due opere e quelle sopravvivono e al giorno di oggi vengono anche utilizzate, vengono anche messe in scena spesso perché hanno un potere musicale particolare e ci raccontano proprio lo stile e il gusto musicale di quel periodo. E voglio condividere con voi adesso un brano dell'Incoronazione di Poppea, in questo caso. Lo canta un mezzosoprano italiano, Anna Caterina Antonacci. Questo non è un video, è un audio, ma mi sembrava particolarmente bello intanto per la voce della Anna Caterina Antonacci e anche perché quest'aria o questo brano, diciamo, non possiamo chiamarlo ancora aria e vi spiego perché. Questo brano ci fa capire com'era fatta la musica all'epoca, perché se pensiamo al cliché della lirica oggi, no? Al cliché, tutti quelli, se anche magari diciamo, non sono mai stato in teatro, cosa ti viene in mente quando ti parlo di opera lirica? Di solito la gente pensa ad una cantante, di solito una cantante femminile, molto molto grassa, che non si muove, che grida degli acuti, magari o del periodo barocco, cioè con tanta fioritura, con con i melismi, adesso non, con i Vocalizzi. vocalizzi, esatto, oppure qualcosa di più drammatico, tipo un Wagner o qualcosa del genere. Questo è tipo la Valchiria di Wagner. Questo è un po' il cliché, però di solito quello che la gente pensa è un numero chiuso, è uno stile ben preciso, accompagnato dall'orchestra, è un numero chiuso. Invece, all'inizio dell'opera, non siamo ancora arrivati nello sviluppo musicale a questo punto, siamo ancora agli inizi dove era più importante la parola, dove era più importante l'espressione dello stato d'animo dell'artista, del cantante, dell'attore e quindi del personaggio, e quindi bisognava lasciare spazio a questa espressione, anche spazio acustico, quindi non rischiare di coprirlo con troppi strumenti. E quindi nelle prime opere in quel periodo troviamo di solito un accompagnamento da un clavicembalo. Troviamo un accompagnamento da un liuto, arciliuto, e strumenti di magari qualche percussione molto, molto leggera, molto, diciamo, fatta a mano, fatta in casa, molto leggera, che poteva in pochi musicisti reagire in maniera molto veloce agli cambi dell'espressione. Perché il massimo dell'espressione all'epoca non era il cantare un'aria tipo nel barocco, dove posso esprimere una o al massimo due emozioni, ma all'epoca era proprio questo recitativo, cioè questo cantare recitando. Io vi racconto, vi canto il testo che il poeta mi ha lasciato e ve lo canto, accompagnato da questi pochi strumenti, possono essere tre fino a, poi si aggiungevano qualche archi, e quindi parliamo di un gruppo magari di 10, 11, 12 massimo musicisti. E vuol dire che se l'artista cambia
se il personaggio cambia umore, cambia emozione, questi pochi strumentisti possono seguire all'istante. Non è un'orchestra di 80 persone che sono sotto in buca d'orchestra, non hanno nessun contatto vero con il cantante, che ovviamente non ce la farebbero mai di seguire un cambio così. In questo piccolo gruppo, l'interpretazione può seguire, questi sbalzi, importanti. Ed erano questi i ruoli, questo era il modo di esprimersi, per, i personaggi principali, perché così loro potevano far vedere la loro vasta gamma di espressioni che avevano a disposizione. Mentre queste piccole ariette, che troviamo ovviamente anche già nel 600, tipo in forma embrionica, quello che poi nel barocco, già 50, 70, 100 anni dopo, diventa la forma e il gusto musicale del periodo. Qua intorno al 600, inizio 600, lo troviamo in forma embrionica, dove sono magari qualche battuta solo, neanche un minuto, magari 10, 15, 20 secondi di qualche battuta, con una musica dove introduce le melodie, diciamo, il tema, l'orchestra, l'orchestrina. E poi il cantante o la cantante canta una cosa, una piccola arietta strofica, magari una o due strofe, ripete, una cosa molto semplice, popolare, spesso basato su delle melodie popolari, e poi finisce. Queste piccole ariette di solito in quel periodo sono attribuite a dei cantanti di minor valore, di minor spessore, ai personaggi di minor spessore nel racconto della trama. Perché se un personaggio di fianco secondario ha una espressione che deve aggiungere in questo momento al racconto, lo fa in questi 20 secondi, poi sparisce e torna l'attore o il personaggio principale che continua il viaggio su questo recitativo. Questa cosiddetta aria, che un'aria in realtà non è della Ottavia, regina dell'impero romano, moglie di Nerone, che però la sta tradendo, se vogliamo dire, con Popea, luce la prova con Popea, e la povera Ottavia sta lì e ci canta questo disprezzata regina. Già solo l'uso della pronuncia, che io non posso mai raggiungere, Anna Caterina Antonacci ci fa vedere in maniera particolare. Ascoltiamo un attimo di questo brano. Mi chiamo. Nerone, Nerone, in più
Ecco, siamo tornati. Bene, spero che si sentiva un po'. Allora, qua avete sentito la grande libertà con la quale questo piccolo organico, avete visto anche sulla foto di quanti musicisti più o meno si trattava, questo organico poteva seguire l'andamento emotivo del personaggio. C'erano i fulmini. Che voleva mandare su di Nerone questa esplosione di anche frustrazione dell'epopea di Ottavia poteva venire fuori e venire accompagnata in maniera precisa, accurata, perché questo era ci permetteva questa piccola forma ancora in quel periodo. Questo ha anche a che fare con il fatto che, con fatti molto, molto pratici, perché in realtà il teatro è sempre un'arte molto pratica. Se abbiamo una grande orchestra, se ci possiamo permettere una grande orchestra, poi con lo sviluppo musicale, con la crescita, della musica, la possiamo anche adoperare. Se non ce lo possiamo permettere, come in questi momenti, l'organico deve essere molto piccolo perché ovviamente ogni musicista deve essere pagato. In più c'è il problema di spazio perché ancora non ci troviamo nei teatri, ancora ci troviamo nei saloni dell'aristocrazia fiorentina, diciamo nei soggiorni, diciamo, dei fiorentini, quindi potete immaginarvi quanto spazio ci sia per un pubblico che deve seguire e per gli artisti che ci vogliono raccontare in musica queste trame. Quindi qui per necessità di spazio e per magari possibilità anche economiche, perché se ho un pubblico, se voglio condividere con un pubblico di amici un po' un divertimento o un racconto, un confronto con una certa trama, magari non sto chiedendo non vendo biglietti d'ingresso ancora in questo periodo, no? Quindi devo. Se lo voglio rifare, diciamo, al giorno di oggi, nel mio soggiorno, magari potrei far entrare, non so, 20 persone di pubblico e poi potrei far entrare, non so, un clavicembalo, due violini, un liuto e due cantanti e già farei fatica.
Quindi, però, con le 20 persone, anche se chiedessi un biglietto d'ingresso, non pagherei questi artisti, no? Quindi lo devo pagare io di tasca mia, e allora dipende quanto vale questa, diciamo, questa mostra che voglio fare io davanti ai miei amici o ai miei ospiti, quanto io sia potente economicamente di poter fare una cosa del genere. Riconoscendo questo fatto e l'importanza di questa rappresentanza, forza rappresentativa della lirica, del teatro, anche da lì cresce. Anche da lì cresce poi la nostra forma d'arte, perché chi è in potere in quel periodo conosce molto bene, capisce molto bene quanto può rappresentare il suo potere facendo vedere ad un pubblico, diciamo, ricercato, potrebbero essere per esempio anche i duchi del vicinato, altri, Sovrani stranieri. di sovrani stranieri, i concorrenti economici, politici, ai quali si vuol far vedere quello che questo paese o questa nostra città o questo nostro ducato può creare, e quindi crescono le richieste da parte di questi aristocrati ai musicisti e ai compositori di creare delle cose più grandi. E io, da duca, magari dei Medici, per esempio dei Medici, magari metto a disposizione più risorse economiche per avere un'orchestra un po' più grande, per iniziare ad avere anche una specie di allestimento. Intanto parliamo ancora nel mio salone, sì? Non siamo ancora in teatro. Crescendo man mano, crescono ovviamente anche le storie che i compositori scelgono di raccontare, di rappresentare, e crescono gli spazi che sono necessari per raccontarli, e anche il pubblico che vuole, deve, può assistere a questi racconti. E quindi arriviamo dai saloni dell'aristocrazia ai loro teatri privati. Teatri per la prosa già esistevano, quelli vengono sistemati con piccole buche di orchestra per metterci l'orchestra. Come abbiamo visto in questa foto, bastava una buca d'orchestra piccola per farci entrare 10-11 strumentisti, e già ho un palco vuoto dove c'è spazio per un allestimento, c'è spazio per costumi e tutto uno svolgimento di un'azione teatrale. Ed è proprio nel 1637 quando succede una cosa molto importante a Venezia. Al teatro San Cassiano si apre il primo teatro d'opera pubblico, cioè un teatro che ha come scopo il profitto economico dell'impresario, cioè del direttore, del gestore del teatro. Quindi si vendono per la prima volta biglietti al pubblico pagante ogni sera che c'è spettacolo, cioè abbiamo dato in affitto oppure sono stati finanziati i palchi, gli ordini dei palchi, inizio 2, 3, 4 ordini dei palchi, vengono finanziati dall'aristocrazia che se lo paga per tutta la stagione, per esempio, o per tutto l'anno, mentre in platea non abbiamo ancora sedie. Le sedie poi arrivano nell'Ottocento, anche abbastanza tardi in realtà. All'inizio siamo in piedi e i posti della platea vengono venduti a chi si presenta a voler comprare un biglietto, a poterselo permettere la sera dello spettacolo. E vuol dire qua può venire il calzolaio, come la cameriera, come l'infermiera, non so, tutto la classe lavorativa, il popolo normale può accedere a questi spettacoli, mentre prima, ci ricordiamo, erano gli ospiti o le famiglie dell'aristocrazia. Quindi
quindi un pubblico molto diverso. Con questa necessità di autofinanziarsi, parliamo dal 1637 in poi, cresce anche la necessità di raccontare delle cose che vanno bene ad un pubblico magari un po' meno educato. Non è più solo l'aristocrazia che finanzia tutta l'operazione, la produzione, ma ho bisogno che ci venga un pubblico numeroso a comprare dei biglietti di sera in sera. Vuol dire che devo scegliere dei temi e delle storie, delle trame, che siano di gradimento, che vengano compresi, che siano di divertimento. E quindi dai temi magari prima più mitologici, che ci raccontavano i miti dei grandi, degli dei o dei grandi eroi, che venivano ovviamente studiati dall'aristocrazia nelle loro scuole, nella loro educazione normale, come anche da noi in scuola c'era un periodo, ormai non lo so più in realtà, quando ci siamo Famosa tutti, epica. Bellissima. quando siamo tutti confrontati con diciamo, la base della letteratura che conosciamo di oggi. Adesso iniziamo a parlare di pastorali, di giochi, di temi buffi che servono a divertirci. E quindi nasce l'idea dell'opera buffa, che si confronta con l'opera seria. Sono questi due i tipi che si confrontano. E quindi che chiedono un pubblico diverso e anche una preparazione un po' diversa. Andando avanti col tempo, possono crescere, possono diventare più piccoli le orchestre a seconda di quello che vogliamo raccontare. Siamo ormai in un teatro con una certa acustica che quindi permette o richiede un certo suono. Certo, se pensiamo al Teatro Regio, abbiamo un teatro di una certa misura importante, che bisogna sì, riempirla di suono per rendere giustizia all'acustica, all'attesa dello spettatore, no? Io mi siedo in sala lirico del Teatro Regio e mi aspetto un certo suono, di sicuro non uno di 11-12 strumentisti che mi arriva da lontano. Mentre nei teatri qua, parliamo di teatri di 4, 5, 600 posti, poi fatti in forma di cavallo, quindi di ferro di cavallo, quindi anche acusticamente c'è un grande aiuto sia per gli artisti. Siamo molto vicini, il palco si può avvicinare molto allo spettatore e quindi c'è una grande intimità. Questo ci viene raccontato anche in un libro meraviglioso nel 1720 di Benedetto Marcello. Lui stesso compositore a Venezia, infatti il conservatore di Venezia porta il suo nome, il conservatore Benedetto Marcello, ho avuto il piacere di studiarci. E lui nel 1720 pubblica un libro che si chiama Il teatro alla moda, che si riesce anche a trovare, a comprare anche al giorno di oggi, che ci racconta in maniera splendida le usanze, diciamo più che altro, le usanze del Costumi. teatro, i costumi del teatro, e lui si riferiva in particolar modo al teatro diretto da Antonio Vivaldi, che dal 1713 al 1729 dirige il teatro,
Adesso è la fermata di San Tomà, cioè dall'altra parte Sant'Angelo, e il teatro si chiamava il Teatro Sant'Angelo. Esatto, che adesso non c'è più, purtroppo è un albergo, ma in quel posto si affacciava proprio sul Canal Grande, era uno dei pochi teatri che aveva la facciata, forse l'unico teatro che aveva la facciata sul Canal Grande, che veniva diretto da Antonio Vivaldi, cioè da un prete. Ve lo butto qua, pensate voi magari a cosa volete pensare, no? Cosa all'epoca era possibile e qual era, come si viveva. E poi se prendete quel fatto e leggete il libro, anche solo in estratti, di Benedetto Marcello, potete immaginare il mondo che si viveva. Ci ricorda qualcosa che a noi, al giorno di oggi, non possiamo neanche immaginarlo, ma fa sempre effetto anche con i ragazzi in scuola, fare un passo indietro nel tempo e ricordarci, ma ragazzi, all'epoca, quello che Marina ci ha mostrato adesso in maniera splendida, ci ha acceso la luce, no? Nei tempi di Vivaldi, accendere la luce non era un affare che, Marina, potresti un attimo, Accendere. per favore, accendere la luce affinché io rifletta un po' meglio qua. No, si trattava di un'azione che richiedeva preparazione e organizzazione, perché non essendoci né elettricità né il gas, il teatro era illuminato di candele, di centinaia di candele. Queste candele non si accendono così. No? Le candele, bisogna fare il giro per i palchi, sotto, lungo il come si chiama, sotto il footlights sul palcoscenico, La ribalta. la ribalta, esatto, la ribalta. Quindi bisogna fare il giro e non solo da una persona, altrimenti ci vuole un'eternità. Infatti, è proprio la durata, la vita, diciamo, di una candela normale d'epoca, che condiziona la durata dell'atto in teatro. Perché una volta che muore, la candela, finito l'atto, bisogna cambiare la candela, quindi ci vuole l'intervallo. Ci vuole l'intervallo per rimettere le candele, rimettere la luce, e così possiamo far partire il secondo atto del teatro. Come? Sperando che non Sperando dia fuoco, di non dar fuoco al teatro, esattamente. perché ti Ecco, diceva ecco perché ci sono tanti fuochi che tanti incendi, distruggono, tanti eh? incendi che distruggono teatri. Allora, quindi, però, oltre a quello, con i ragazzi sempre carino anche fare questo esperimento mentale, no? Mettiamoci in un teatro piccolo di 400 posti, 3-4 piani, mettiamoci lì. E ci sono le candele accese. Vuol dire che se al giorno di oggi andiamo a teatro e il rito è chiacchieriamo un po', io con Marina chiacchieriamo un po', e poi si abbassano le luci. Quindi tutti sappiamo, questo è il nostro segnale per stare zitti, perché adesso sta per cominciare lo spettacolo. All'epoca non c'è questo rito perché le candele sono accese. Rimangono accese, e quindi io continuo a vedere quello che succede. Non solo non c'è la concentrazione grazie alla luce che illumina solo il palco, e quindi la mia concentrazione va su quello che succede sul palco. Io sono facilmente manca la parola, Distratto, distrattabile, distraibile, distraibile. Distraibile, facilmente distraibile, perché vedo cosa succede nel palco qui di fronte a me, dall'altra parte, no? Del ferro di cavallo. Visto che si tratta di teatri dei sestieri, a Venezia parliamo dei sestieri in altri momenti, quindi dei quartieri. Anche il pubblico di solito è quello del quartiere. Chi ha comprato o finanziato un palco per tutta la stagione, visto che non è che
domani danno quello o quell'altro in televisione, quindi magari domani non vado a teatro, perché non c'è la televisione, magari non so neanche leggere, quindi non rimango a casa, ho finanziato il palco per tutta la stagione, quindi ci vado tutti i giorni, anche se sul palco c'è sempre lo stesso spettacolo. Per una stagione, no? Se la stagione teatrale inizia il giorno di San Stefano, il 26 dicembre, e finisce con il Mercoledì delle Ceneri, questa è la solita, diciamo, tradizionale stagione teatrale del Carnevale, diciamo, questi 2 mesi più o meno, io comunque vado a teatro tutti i giorni, però il mio palco ha una particolarità. C'ha un siparietto, quindi lo posso chiudere. Posso chiudere il siparietto, magari alla prima dello spettacolo vado perché è uno spettacolo nuovo che non ho mai visto, la musica nuova non l'ho sentita. Diciamo la quinta sera, la novità ormai inizia a... Scemare. E quindi Dici. magari piuttosto chiudo il siparietto e faccio cena. Si chiamano anche i ridotti, no? Dietro le salette, dietro i palchi, quindi posso invitare degli amici a giocare, posso invitare, diciamo, delle persone professioniste a divertirmi, cioè quelle professioniste delle quali a Venezia nel 1735 c'erano 100, vabbè, no, c'erano. Allora, all'epoca, quando a Venezia c'erano registrati 120.000 abitanti, c'era un numero di 37.000 prostitute registrate ufficialmente che pagavano le tasse alla Serenissima. Dovevano lavorare da qualche parte, no? 37.000, cioè 4 clienti per Pochi, ognuna di loro. ognuna di loro. Allora, c'era una grande richiesta e non si poteva necessariamente fare tutto a casa, quindi i teatri servivano anche a quello, siparietto chiuso e ci divertiamo. Quando poi magari c'è la melodia che mi ricordavo ieri o dell'altra sera che mi piaceva, magari apro un attimo, seguo, poi continuo con la cena o con quello che sto facendo. E proprio anche Benedetto Marcello che descrive molto bene quello che succede nei teatri in quel periodo, e come c'erano degli giovani aristocratici che creavano delle palline con la cera delle candele e li buttavano giù sul pubblico pagante, sul pubblico povero, no? Oppure buttavano frutta, verdura. C'era un viaggiatore inglese che raccontava che si buttavano addirittura delle sedie, perché ad un certo punto è nato un argomento perché il vicino di casa di uno dei proprietari dei palchi la notte scorsa, diciamo, si è divertito in maniera un po' rumorosa, e visto che durante la giornata non si sono visti, poi si sono rivisti la prima volta la sera in teatro. E gli ha fatto un po' i rimproveri ad alta voce durante lo spettacolo, e da lì è nato proprio un argomento che non è più rimasto solo tra di loro, ma ha coinvolto tutto il pubblico della sera, al punto che quello che succedeva sul palco già non aveva importanza perché diventava più importante la vita vera in teatro. E così abbiamo tanti racconti di quella vita teatrale, certo, e io vi dico, pensateci, fateci pensare un po' i ragazzi, nel momento che la sala è buia, io non vedo quello che succede, io non vedo necessariamente chi c'è nel palco di fianco o di fronte, la mia attenzione viene indirizzata sul palco e quindi mi concentro in un'altra maniera e vivo quell'esperienza teatrale in maniera completamente diversa. All'epoca questo fisicamente, tecnicamente non era ancora possibile, quindi il teatro era altro. Sì, si raccontava sul palco, c'era bella musica, tutto quanto,
ma c'era anche, si fruiva di questa esperienza in maniera completamente diversa. Sicuramente un esperimento da fare con i ragazzi nelle scuole, e magari non solo nelle scuole, magari anche nei teatri, magari far rinascere qua o là questa esperienza, diciamo, interattiva, interessante. Poi non parlo delle prostitute, questo lascio a chi mi segue qui al regio, diciamo. Allora, in questo periodo iniziano anche a venire fuori dei compositori non italiani. Parliamo qua di un'arte molto italiana, nata a Firenze, poi si è fatto un po' di. Si è allargata per i ducati, diciamo, di vicinato, ma sappiamo già che i grandi turisti venivano da tutte le case aristocratiche di tutta l'Europa e venivano a visitare l'Italia, venivano anche nei teatri, nelle case degli aristocrati amici e nei loro teatri e portavano a casa questa esperienza, raccontavano e volevano lo stesso anche a casa loro. Magari mandavano dei loro compositori di casa in Italia a studiare l'arte della lirica. E così sappiamo che tutti i compositori importanti di quell'epoca prima o poi sono venuti in Italia a studiare e tutti all'epoca hanno usato la lingua italiana per scrivere le loro opere. Solo poi, parliamo di ancora 50-70 anni dopo, iniziano anche a tradurre l'esperienza della lirica anche nelle loro lingue locali, in tedesco, in francese, vabbè, il francese è ancora una cosa particolare, e nelle altre lingue. Però conosciamo dei compositori, per esempio tedeschi, Georg Friedrich Händel, del quale adesso vi faccio vedere un video, che usa in quest'opera proprio l'italiano per la sua opera Giulio Cesare in Egitto. Solo dopo, vivendo a Londra, inizia a scrivere opere in inglese, i famosi oratori. Un altro discorso, un altro capitolo della storia della musica, capitolo meraviglioso e vi posso solo invitare di ascoltarne tanti. Magari il Messia lo conoscete già, ma ce ne sono tanti altri. Musica bellissima di Handel. Oppure un musicista come Myslivecek, cieco, che scrive opere in italiano, l'Olimpiade di Myslivecek e così via, tante opere che ha scritto lui. Di madrelingua ceca, cresciuto nel impero austro-ungarico, ma scrive in italiano e così via. Anche le prime opere in Russia, alla corte di Caterina Grande, come si dice? La Sì, Grande? Caterina la Grande. Caterina la Grande, che sappiamo era tedesca, ma a San Pietroburgo. Lei invita i grandi filosofi, letterati e compositori, e la prima opera alla corte di San Pietroburgo è di un certo Araya, che intanto scrivono in italiano, poi scrivono la prima opera in russo, che è proprio Araya, che scrive Cefale e Procris, Cefalo e Procris. In italiano, ed è la prima opera in lingua russa, per esempio. Però questo avviene man mano nel Settecento. Adesso vi voglio far ascoltare quest'opera di un compositore non italiano che si avvale della lingua italiana e di raccontare la sua opera. Parliamo qui del Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel e siamo negli anni 30 del Settecento e vuol dire che se abbiamo attraversato, siamo cresciuti, abbiamo un'orchestra un po' più grande, perché anche i teatri sono già diventati più grandi e richiedono più spessore musicale, acustico, e abbiamo raggiunto una forma musicale che è di gran moda ed è proprio l'aria d'opera,
dove un cantante canta un assolo, diciamo. Un cantante che canta un'aria accompagnata da orchestra e che ha la possibilità ormai di esprimere due emozioni. Prima, ci ricordiamo, abbiamo le arie solo di pochi secondi e quindi possiamo esprimere proprio un'emozione o uno stato d'animo. Adesso siamo nel 1730 qualcosa e già siamo al punto dove in un'aria il compositore ha raggiunto la possibilità formale di includere due mo mo momenti. Infatti, l'aria barocca tipica è fatta di due idee musicali, diciamo il tema A e il tema B, dopo il B, viene ripetuto il tema A, quindi abbiamo la forma ABA, e alla ripetizione del primo tema adesso aggiungiamo delle ornamentazioni, fioriture, Delle delle variazioni. variazioni, cercavo la variazione, sì, delle variazioni. Quindi A, B e A con variazioni. Per mettere in evidenza le doti vocali di ogni cantante che abbiamo sul palco in ogni certo momento. Quindi qui il compositore poi lascia lo spazio e la libertà nei limiti dello stile generale del periodo di aggiungere note, aggiungere tipo anche fuochi d'artificio vocali per fare impressione e guadagnarsi, diciamo, gli applausi del pubblico. Condividiamo adesso Da Tempeste, cantata da Daniel Denise, vocalmente non ideale, ma una produzione molto carina da Glyndebourne, un teatro che ho avuto l'onore di dirigere per alcuni anni in Inghilterra. È una bellissima produzione di David McVicar, che poi ha fatto il giro, è stata mostrata anche al Metropolitan di New York e in altri teatri, proprio una bella produzione. Da Tempeste, dal Giulio Cesare di Handel, canta il personaggio, è proprio Poppea, che prima aveva la relazione proibita con il marito di Ottavia, che abbiamo sentito qualche minuto fa. Salvo giunge i porto,
Buonasera a tutti, siamo qui nella sala del Teatro Regio di Torino e mi trovo con Francesca Di Sauro. Francesca Di Sauro è una giovane, come vedete, non solo giovane, bella, brava, mezzo-soprano italiano, di non Napoli ma di Torino. In provincia, provincia di Napoli. Comunque conta Napoli, come Napoli, sì. Diciamo Napoli. E Francesca, che canta la Zerlina nella nostra produzione di Don Giovanni in questo periodo con la nostra Muti, con la Chiara Muti, in una nuova produzione qui al Reggio che apre la stagione 22-23. E, Francesca, ti volevo chiedere, come mai la lirica? Come mai hai scelto la lirica? Io ho scelto la lirica perché da bambina mi è sempre piaciuto cantare e entrare in un coro di voci bianche. E lì il maestro del coro di voci bianche mi chiese se avevo mai visto un'opera. Che magari poteva piacermi, allora io dissi a mia madre che mi regalò un DVD della Bohème, della missione storica del Metropolitan, e io vidi, avevo 12 anni, ero proprio una bambina, vidi la Bohème e dissi: mamma, ma io voglio fare questo nella vita. E mia madre disse: sì, facele, ok, perché poi una bambina di 12 anni che dice voglio fare la cantante d'opera, dice va bene, ok. Cioè, però volevi cantare, non ricamare fiori, no, volevo morire di quindi voleva cantare. Volevo cantare. Aveva già capito che si facevano finta lì sul palco. E quindi poi vabbè, ho cominciato a studiare anche il pianoforte e poi gradualmente il canto, il teatro contestualmente, finché poi a 19 anni sono entrata in conservatorio a Napoli e da lì ho cominciato poi dopo pochi anni la carriera. Quindi avete già capito che studi di pianoforte, studi di teatro, parliamo di recitazione ma anche di storia, di teatro, di capire, di mettere in contesto tutto quello, un testo che dobbiamo studiare. Qual è la tua, al giorno di oggi, da cantante, sei arrivata, ce l'hai fatta, ha già cantato varie volte anche qui da sì, noi al Teatro Regio. È sempre un piacere tornare, è un posto meraviglioso. Grazie. Un teatro fantastico, le persone che ci lavorano veramente rendono bello venire al lavoro, è sempre un piacere. Bene. Veramente. E in questo bello, qual è il tuo quotidiano? Ci chiediamo, una cantante al giorno di oggi, come ti prepari al lavoro? Come è la tua giornata? Allora, durante la produzione, essendo questo un mestiere comunque molto fisico, richiede una prestanza e diciamo, un essere attivi sempre molto presente, quindi io al mattino faccio sempre almeno mezz'ora, tre quarti d'ora di yoga per risvegliarmi, stretching, poi quando non ho prove comunque continuo a studiare non solo la tecnica ma anche per esempio se sto preparando un nuovo ruolo ed c'è una fonte letteraria da cui viene l'opera, mi informo, studio la fonte letteraria e poi studio la musica e poi faccio un lavoro anche accademico di preparazione perché non è soltanto quello che si vede in scena ovviamente, cioè, c'è tutta una preparazione atletica perché il corpo ha bisogno di una particolare cura, di una particolare attenzione e poi anche uno studio proprio sui libri di quello che si deve, di quello che è, di come l'hanno fatto e ovviamente si studia la tecnica e si viene al lavoro cercando di arrivare a fine giornata interi. Sono giornate intense in questo periodo, ma tu si sente ogni tanto, no, che i cantanti non parlano. Si riposa la voce, poi si canta solo alle prove o magari neanche solo alla recita quando vengono pagati, sono dei cliché, no? Per te com'è? Tu parli o ci sono momenti dove devi... Tendenzialmente prima di cantare magari cerco di riposare quanto più la voce, ma parlare parlo sempre, anzi sono una chiacchierona. E per quanto riguarda invece il canto, durante le prove di regia magari si tende a risparmiarsi, come si dice in gergo, però spesso è necessario anche durante la prova di regia, quando si monta la scena, vedere se effettivamente è fattibile fare quel movimento scenico e combinarlo col canto, con il fiato, con tutto quello che è insieme al canto, quindi io tendo a non risparmiarmi tantissimo, però a volte è proprio necessario perché la voce ci arriva stanca, quindi a volte ha bisogno anche della cura, la sera silenzio totale. Questo quindi sì. Comunque il momento di silenzio c'è nella vita di Francesca Di Sauro e ne siamo grati noi perché poi alla fine
il canto è ancora più bello. E invece il tuo ruolo qui nel Don Giovanni, la Zerlina, chi è Zerlina e come la vedi tu, la tua Zerlina? Allora, Zerlina è una popolana, una contadina, e avrà intorno ai 13-14, massimo 15 anni per me. E io sono un po' contraria alle versioni che vedono una Zerlina eccessivamente peperina, eccessivamente smaliziata. È sicuramente in qualche modo smaliziata, ma io la vedo come una giovane donna che comincia ad affacciarsi alla vita, quindi ha tanta curiosità e tanta ingenuità nel contempo, si rende magari conto di essere una bella ragazza e che quindi, diciamo, riesce a, soprattutto col suo masetto, a raggirarlo in qualche modo. Però io la vedo come un personaggio di base ingenuo e curioso, che si trova a un certo punto catapultata nel mondo degli adulti, che spesso e volentieri non è bello, e che quindi deve scontrarsi subito con una realtà che non si aspettava, e quindi io la vedo anche diciamo, una personalità un po' tormentata in certi punti dell'opera, che vorrebbe ma non vorrebbe, non solo nella Ci daremo la mano, ma diciamo, è una personalità che cresce, che diviene all'interno dello spettacolo. Effettivamente Zerlina ha proprio un corso, diciamo, un mutamento della sua psiche per me. E quindi io la vedo in questo modo, cerco di darle un tratto psicologico un po' più variegato e non soltanto etichettarla come la giovane contadina smaliziata che fa questo e questo. Così mi sembra di impoverire un po' troppo un personaggio che invece secondo me ha tanto da dire. Un'ultima domanda, già che ci siamo, perché mi chiedo, una giovane cantante che si trova a lavorare con un maestro come Riccardo Muti, che qui in Italia e non solo, ma particolarmente qui è un dio, un gigante, specialmente del repertorio classico e italiano, e come ti senti? È la prima volta, certo, ma sei nervosa? Cosa ti dà? No, la prima volta che ci ho lavorato sì, ero terrorizzata, però il maestro è una personalità talmente gigante, nonostante la carriera, quello che rappresenta appunto in Italia e nel mondo è veramente un dio della musica, riesce sempre a metterti talmente a tuo agio in qualsiasi circostanza che lavorarci insieme è veramente solo un piacere, è solo motivo di crescita, solo motivo di gioia, venire al lavoro contenta e via. Oggi abbiamo una bellissima giornata di assiemi col maestro Muti, 10 ore, però non fa niente perché è talmente bello, è talmente costruttivo. Io veramente quello che mi ha dato lui per le volte che ci ha lavorato insieme veramente mi ha cambiato la visione di tutto quello che faccio, della carriera, veramente una svolta totale, quindi grazie maestro Muti perché veramente mi sta permettendo di crescere in modo incredibile e in pochissimo tempo, è veramente un onore poterci lavorare insieme. Che bello. Allora, Francesca Di Sauro, nel ruolo di Zerlina, nel nostro Don Giovanni, grazie mille, in bocca al lupo per le prove e per le recite, sarà fantastico, venite a trovarla, ad ascoltarla, noi ovviamente in questo momento ci rivolgiamo agli insegnanti che vogliono condividere con i loro ragazzi, con i loro allievi la passione della lirica, vogliono sapere di più, per poi incuriosire, vedete qua. Parlava di una ragazza di 13-15 anni massimo, sono i nostri allievi nelle scuole, no? Quindi li troviamo anche sul palco perché la lirica in realtà racconta le storie della vita, dal tragico al comico al dramma giocoso, come in quel caso del Don Giovanni. Quindi troviamo tutte le generazioni e storie di tutti i tipi, è quello in realtà che la lirica fa e perciò è un'arte per tutti, quindi vi invitiamo a venire al teatro ad impararne di più e ad arricchirvi di più. Buona serata. Buonasera, grazie. Allora, abbiamo avuto con noi per un attimo la Francesca Di Sauro, che però il maestro Muti, poi dopo l'intervallo della loro, avevano una prova musicale e dopo il loro intervallo l'ha richiamato in prova, quindi in queste lezioni poi in futuro comunque cercheremo sempre di inserire
non solo di far parlare chiunque qua con tante parole, ma anche di farvi degli esempi pratici e parlarvi sia degli aspetti proprio fisici, Tecnici. tecnici, in questo caso dell'allestimento, in un altro momento magari del capo sartoria ci racconta tutto magari della sartoria, l'iter del costume, dal bozzetto al costume, oppure coinvolgeremmo non so, il direttore d'orchestra o i maestri collaboratori per raccontarci la procedura di prove musicali per arrivare fino allo spettacolo, diciamo. In questo caso volevo fare una piccola intervista alla nostra Zerlina del Don Giovanni e l'avrei chiesta intanto come mai la lirica, lei che è bella, giovane, con una bellissima voce, brava attrice, poteva benissimo anche fare la Lady Gaga, perché ha scelto di fare la cantante lirica invece? Per un po' anche farci capire che comunque sono dei cantanti, ovviamente ognuno di noi è stato una volta giovane e ha fatto certe scelte, no? Perché ha scelto la lirica quando, quando poteva fa fare anche altre scelte? Cosa era la cosa più che più la non so, convinta di voler vivere questa realtà, no? E magari di condividerlo con noi, che magari poi possiamo condividerlo anche con i ragazzi. E poi l'avrei chiesta di raccontarci a modo suo, magari da un punto di vista proprio della Zerlina, la trama del Don Giovanni, che ovviamente non vado a raccontarvela perché la possiamo leggere in qualunque enciclopedia, però l'avremmo voluto raccontarla dal punto di vista di uno dei personaggi che sta sul palco e lo vede da un angolo particolare, ovviamente. E poi avrei chiesto di raccontarci la sua giornata professionale, proprio il suo quotidiano professionale, come è fatto il giorno di una giovane cantante lirica richiesta da un maestro Riccardo Muti, quindi comunque che canta ad un certo livello, come è fatta questa giornata, com'è la vita da cantante, come ci si prepara, se si può mangiare tutto o magari solo fino a una certa ora e poi non più, e tutte queste cose che vi potremmo raccontare, però saremmo sempre noi a raccontarla, quindi era più interessante farvelo raccontare da una giovane cantante. Io adesso direi piuttosto di continuare, sappiamo già come continuerebbe, siamo arrivati a Handel e adesso ci saremmo spinti dal barocco al repertorio classico per arrivare a Mozart, a parlare delle grandi opere di Mozart basate su libretti di Lorenzo da Ponte, quindi cioè Le nozze di Figaro del 1786, del Don Giovanni dell'87 e del Così fan tutte del 90, 1790, poi avrei fatto un po' di esempi musicali che adesso secondo me con questo collegamento è Meglio non poco rischiarsi. meglio non rischiare, casomai vi possiamo mandare i link se volete, però tutti e due conoscete bene Giovanni, quindi non so quanto senso abbia che andate a seguire quelli. Avevo scelto un po' di interpretazioni diverse, di allestimenti diversi, uno un po' più classico, più tradizionale, un altro un po' più moderno. C'era un esempio su una crociera, dove tutto quanto succedeva su una crociera. Cioè, i link ve li mandiamo così potete vedere voi. Per far vedere anche quello che la lirica sa fare in maniera molto particolare, di raccontarci le storie, di trasportare le storie e diciamo, le trame che da un periodo storico in un altro, mantenendo il valore e la validità dei rapporti umani tra i vari personaggi, semplicemente
cambiando il contesto sociale, che in certe cose, in certi momenti può funzionare, con certe storie può funzionare benissimo. È un Don Giovanni. Qual è il suo problema? Qual è il problema di questo ragazzo? Scusate, ma questo vuoto che sente nel suo, no, che deve in continuazione riempire con qualcosa, nel suo caso con la caccia alle donne, ha bisogno di è un bisogno patologico di attenzione da parte di belle donne che lo devono adorare, altrimenti sente questo vuoto. Qualcun altro lo riempirebbe con della droga, qualcun altro lo riempirebbe al giorno di oggi, magari con lavoro, e diventerebbe ossessionato, come si dice, workaholic, no? Come si dice in italiano, Dipendente dal lavoro, sì. dipendente dal lavoro e così via. E lui in questo caso lo vive così, ma vediamo questi persone, vediamo gente così anche nella vita normale al giorno di oggi. Cioè, questo regista che ha scelto di farcelo vedere su una crociera, perché no? No? Quindi volevo farvi un po' vedere varie estetiche e vari modi di raccontare la stessa storia, per poi arrivare alla nostra Claudia Boasso che ha realizzato i bozzetti creati da Alessandro Camera per questa nostra produzione, questo nostro allestimento qui al Regio in questo periodo, e di raccontarvi il come, il perché, tutto quanto dal punto di vista proprio tecnico realizzativo. Io direi piuttosto faccio parlare l'esperta. Aspetta solo che qui dobbiamo. Ciao a tutti, ciao Elisabetta, buonasera professoressa. Un attimo solo perché siamo col mio computer, quindi devo prendere le slide. E adesso vuoi già condividere lo schermo? Condividi già? Ma intanto cerchiamolo perché non siamo là, devo aprire la cartella. Intanto, Ok. aspetta. Vuoi dire qualcosa Sì, prima lo cerchi oppure? tu così Sì, io sì. aiuto. Allora, visto che non c'è Zerlina, rispondo io al maestro Sebastian Schwartz. Quindi, siccome sono stata anch'io giovane, devi chiudere, scusate, sul desktop. E sul desktop? Sì, Ah, sul ok. desktop. Aspetta. Scusate un attimo, solo che prendiamo il PowerPoint. Ecco di qui. Oh, mettilo giù. Un Aspetta, ecco Finder. attimo, guarda qua, apri. Ok. Ok, quindi siccome sono stata giovane anch'io, rispondo al posto di Zerlina se vi può interessare. In realtà ero molto molto più giovane e quindi qui è molto importante, volevo raccontarlo, l'ho già raccontato anche altre volte, però è molto importante per il ruolo che ricoprite voi. Avevo 15 anni, facevo ovviamente la mia scuola artistica, il primo liceo artistico di Torino, e in realtà ascoltavo la musica contemporanea insomma, della mia epoca, però non riempiva la mia vita. E quindi, avendo degli amici che studiavano al conservatorio, che mi hanno proposto di fare il famoso abbonamento per studenti al Teatro Regio. E ovviamente si potevano scegliere una serie di opere e io scelsi, ovviamente si poteva all'epoca, ovviamente il Don Giovanni, una delle quattro era il Don Giovanni. E devo dire che lì sono stata folgorata sulla via di Damasco, nel senso che all'età di 15 anni, dopo aver visto il Don Giovanni, io decisi di fare questo mestiere, perché ho ancora la pelle d'oca adesso, perché la scenografia era di Pierluigi Pizzi, grande scenografo, costumista e regista. Tra l'altro nell'ufficio dei laboratori ho i suoi bozzetti di quel famoso Don Giovanni e da quella volta lì non ho mai più abbandonato questa strada. Tutta la mia vita professionale, artistica è stata dedicata a questo mestiere nelle sue varie declinazioni, ovviamente artistica, ovviamente portate sulla scenografia, però era per rispondere un po' al maestro Sebastian. Perché l'opera lirica è ancora, io la ritengo ancora contemporanea, per questo mi prodigo sia col mio team artistico, ma sia quando ho l'opportunità con queste lezioni e altre lezioni che faccio al Politecnico,
Tecnico di Torino all'Accademia o in altre, diciamo, scuole un po' più specializzate, mi prodigo a raccontare e a cercare di farla rivivere tramite i miei mezzi, che sono quelli artistici, quindi che sono quelli tecnici, che sono quelli del disegno, ma semplicemente perché racconta le cose che succedono tutti i giorni con un parlato magari un po' particolare, con una musica che richiede un po' di studio, un po' di attenzione, ma è tuttora secondo me attuale. E allora il Posso Don dire una Giovanni cosa? che si raccontava. Sì? Posso dire una cosa che la dottoressa Lipeti sa bene? I Sì? miei grezzoni del tecnico, perché Me sono lo so. proprio un po'. Vabbè, Elisabetta sta ridendo perché sono proprio un po' così, un po'. In una delle varie definizioni fiorite ce n'è anche tutta una serie a base di parolacce che non vi dico, ma di grande apprezzamento. Uno mi ha detto: vede, prof, sta roba, sempre con un Don Giovanni di qualche anno fa, ma ti è piaciuto? Sì. Ma ha preso nella pancia. Ecco, Beh, va bene, formazione va benissimo, musicale a perché in livello realtà è proprio, anche un modo di neanche sentire. pop, cioè proprio sotto zero. Non era fornita come espressione, però effettivamente bisognava sentirli Però è nel così. cuore, ma anche dentro, perché sono loro che dovrebbero essere attraversati da questa cosa che è bella, va benissimo. In questo momento, secondo me, non è tanto importante con quale mezzo arriviamo, l'importante è arrivare. In questo mondo non culturale, secondo me, l'importante in questo momento è anche arrivare. Come Pretty Woman. Quindi volevo solo raccontarvi questo, visto che. Dimmi, E Elisabetta. come Pretty Woman. Anche lei ha avuto la stessa Ci espressione, no? Di quei ragazzi. sentiamo attratti. Ah, vabbè, ma non importa, non importa. L'importante è che mi sentiate, perché adesso vi cercherò di raccontarvi, detto questo solo giusto per iniziare, di raccontarvi invece come nel mio mestiere, che è un mestiere antico, appunto risale, cominciano i primi scenografi, pittori a impararlo nel Settecento. Alcune tecniche che vedrete che ho messo in atto in questa realizzazione sono rimaste anche intatte e molto simili, cambiano magari un po' gli strumenti, cambiano alcuni modi di lavorare, perché ovviamente siamo nel 21, ma quando parlo di mestiere parlo proprio di quello mestiere artigianale che si impara tramandando l'esercizio di stile tra scenografo e scenografo, perché quello che vedrete si studia la teoria e la tecnica a scuola, ma non si può fare, non c'è altro modo per imparare che farlo. E quindi ore e ore di disegno, ore e ore di pittura per poter realizzare quello che vi farò vedere adesso per immagini. Su alcune cose andrò un po' veloce perché sono tantissime, cercherò però di darvi un ampio spettro di quella che è stata la realizzazione di questo Don Giovanni che vedete poi in scena. Adesso vado con le slide, così. Quindi condividiamo lo schermo. Schermo. Vi ho preparato una serie di immagini che adesso cerchiamo di mandarvi, che sono innanzitutto l'analisi ecco, raccontiamo un attimo come si svolge il lavoro per comprendere, per permettere anche voi di raccontare ai ragazzi. Solitamente il mio lavoro si svolge parlando con e analizzando con lo scenografo, che in questo caso è Alessandro Camera, l'allestimento. È ovvio che la parte artistica, quella che noi chiamiamo i bozzetti, viene elaborata con lo scenografo, bozzettista e il regista. Ovviamente la Chiara Muti si è incontrata con Alessandro Camera e hanno pensato un'ambientazione dove porre in atto la regia, che poi vedrete. Sì, Questo grazie. spazio, prima è mentale, lo scenografo, lo tramuta con disegni e bozzetti in uno spazio che poi deve diventare reale. E quando deve diventare reale interviene la mia professione, perché dal disegno quegli elementi, quei disegni devono tramutarsi in costruzioni e spazi reali. Allora, la scenografia di questo Don Giovanni è stata pensata un po' quasi come se fossimo nella commedia dell'arte, nel senso che c'è un grande teatro che a volte diventa teatrino, in cui i personaggi, tra cui Don Giovanni e tutti quelli che si svolgono tra Zerbina, Don Anna, Don Elvira, sono come dei
burattini che, gestiti dalla sapiente regia della Chiaramuti, si muovono in questo teatrino che è, come dire, decadente, rotto, rovinato, e quindi hanno anche una modalità di movimento e di interpretazione registica molto, molto da teatro della commedia dell'arte. Quindi la difficoltà dal punto di vista realizzativo stava nel tramutare questi bellissimi bozzetti che adesso stiamo cercando di in qualche maniera di farvi vedere per capire poi come è stata declinata costruttivamente la scenografia. Cosa abbiamo quindi? Come un teatrino che va dal barocco, un teatrino del Cinquecento, quindi hai un boccascena, hai un siparietto, hai una serie di principali, una serie di elementi che si chiamano quinte, un palcoscenico che recupera questa facciata del teatro tutta rovinata, tutta frantumata, con degli elementi di rottura che saranno utilizzati dalla regista per svolgere le scene. Quindi, e sono, come sapete, sono tantissime le scene poi del Don Giovanni, quindi si utilizza questa enorme pedana, che è questa facciata di questo teatrino, per raccontare i vari personaggi e i vari elementi registici dell'opera. Facendo eco un po' a quello che vi dicevo prima, e quindi al concetto del mestiere, Alessandro Camera ha visionato innanzitutto l'operato del nostro laboratorio nel corso del tempo e ha scelto di realizzare degli elementi del mestiere che sono del tulle dipinto, un tulle gobelin, ci sono vari tipi di tulle. Tulle gobelin, che si usava già anche nel 700, è un tulle che ci permette di dipingere. Ecco, adesso stanno arrivando, non riesco a entrare più in nero. Ok, vedete? Pronto? Sì, vediamo. Sì, vediamo, vediamo, vediamo. Ok, perfetto. Allora, queste erano le slide che avevo preparato per voi. Andiamo pure avanti perché insomma abbiamo perso un po' di tempo. Vabbè, questa è la scheda dell'opera, giusto per ricordare la regia di Chiaramuti, lo scenografo è Alessandro Camera, il costumista è Tommaso La Gattolla e ovviamente la musica è di Mozart. Allora, Valento, vedi? ma io guardo questo, non Ok. dico qua. Allora, l'immagine che dovreste vedere adesso è quella che vi raccontavo del teatrino e del primo elemento che vedete è il siparietto che vi raccontava anche Sebastian. Perché il siparietto in quest'opera diventa anche così fondamentale, soprattutto in questa chiave di lettura, in questa regia? Perché ci permette di fare tutti i cambiamenti di questa scena che è provvista da una grande pedana e da un girevole, che permette di poter cambiare le scene. Tra l'altro, essendo questo effetto che voi vedete un po' tutto rovinato, ha dietro una fodera, ma è in realtà, quando va via questa fodera, diventa trasparente, quindi è un sempre celare ma non nascondere, ok? Quindi si intravede sempre quello che succede all'interno di questo teatro in decadimento. E come vedete, questo portale enorme che in teatro si chiama boccascena, che esiste da quando c'è il teatro a Ferro di Cavallo che vi raccontava prima Sebastian. Noi ne abbiamo costruito un secondo e uno finto, vedete che è proprio quasi come un teatrino per bambini, no? E quello lì rimane sempre fisso. Andando avanti con le altre slide, vediamo che io vi ho ammucchiato, vi ho messo tutti insieme tutte le varie scene, pensate sia dal punto di vista estetico e quindi grafico e quindi di sapore squisitamente artistico, che sono però già improntate della regia che poi la Chiaramuti metterà in atto sul palcoscenico. Andiamo pure avanti con i bozzetti, perché quello che mi interessa è che voi percepiate il tipo di pittura, di artisticità,
di preziosità di come sono realizzati questi bozzetti. In questo particolare atto primo, scena prima, che va dall'1 alla 6, vedete questa pedana con un girevole, voi non lo percepite, ma quella parte leggermente sollevata è un girevole, che quindi a seconda delle esigenze registiche ruota e cambia l'identità di questo piano di lettura, che a volte è quello che succede sotto il teatrino e quello che succede sopra. Ma vedete che siete immersi in un teatro in decadimento, che va dalla proiezione della facciata che diventa una pedana, a un boccascena, a dei principali, a delle quinte che sono tutte un po' sconnesse, che vi devono dare la sensazione anche della fragilità, diciamo, cioè accompagna l'ossessione e la fragilità di questo uomo che è poi Don Giovanni. Quindi andrei avanti con le scene perché quello che mi interessa è che percepiate la duttilità. Adesso in questa scena che vedete, atto secondo, sempre si parla dalla scena 1, 7, 12, 14, 15 e 16, vedete che c'è un effetto pittorico che è quello che vi raccontavo prima, cioè la trasparenza di questo tulle gobelin che permette di vedere il teatrino che ruotando, la parte centrale ruota su se stessa e svela verso il finale il famoso cimitero. Come l'ha risolto sia scenograficamente che registicamente? Non è il classico cimitero che si è visto in tantissimi Don Giovanni, no? Ma è un cimitero anche lì di burattini, di fantocci, che sono appoggiati e che a volte prenderanno vita e che nell'opera hanno preso vita. Quando verrete a vedere lo spettacolo, vedrete che alcuni indumenti scendono giù dalla soffitta con degli appendini e loro stessi si recitano un po' da manichini e se li mettono addosso. Quindi è proprio tutto lo spettacolo che ha questo tipo di declinazione. Dal punto di vista registico e squisitamente artistico. Dove stava la difficoltà per me? Dal punto di vista realizzativo, perché tutto quello che voi state vedendo qua, adesso c'è l'ultima slide che è la scena finale, queste qua che sono, Ancora. sì, c'è ancora questa scena dello specchio che è un po', diciamo, l'avvicinarsi agli inferi del nostro Don Giovanni per arrivare alla scena poi finale. Che ovviamente c'è questo sprofondo teatrino dove c'era quel famoso cimitero, non più cimitero reale dove c'è la figura del commendatore, ma di tutti i nostri fantocci, manichini, e c'è anche il dubbio, no? Se chi stava cantando è un uomo, è un manichino o è gestito da chi. E vedete che ci sono anche tutti quei cavi, quelle corde, perché tutti quei tulle, tranne il siparietto, tutti quei tulle che vedevate nelle varie altre immagini sono caduti come caduta e come è finita l'opera. Quindi questo senso di teatro in disuso viene poi conclamato nella scena finale, col finale del Don Giovanni, con questo ovviamente fumo che viene fuori da sotto il teatro. Allora, adesso invece iniziamo. Tutti questi sono i bozzetti, quindi è la parte artistica. Andiamo avanti pure con la slide. Vi ho messo solo, oddio, come si vede male, la girata. Vediamo se la. Che strano. Comunque, ho messo solo due o tre disegni tecnici perché sono più difficili da dire. Il disegno, spostandolo, l'ha girato in maniera tale. Comunque, questa è la pianta generale, è stata molto allungata, dove ci sono comunque evidenziate le costruzioni in pianta di quello che io avrei dovuto fare. Allora, voi capite che tutta questa parte qui è stata costruita in legno, è stata dipinta poi sopra, come avete visto nei bozzetti, e invece tutto quello che è boccascena, fondali, sono stati invece dipinti prima su tela e poi su tulle. Adesso ci sono ancora due disegni tecnici. Che anche questi sono presi tutti il contrario, chissà perché. Comunque, vedete una sezione. Scusa, Aspetta, oddio, come mi vede male. non so se c'è un No, precedente. ok.
Ancora precedente. Ancora precedente, solo per dirvi quanto adesso io vi hanno messi alcuni, ovviamente sono di più, c'è una sezione per farvi capire le altezze. Vedete che c'è un omino sotto quella costruzione? Beh, lì, in quella costruzione lì, bisognava calcolare tutti i passaggi in modo da permettere ai cantanti e anche al personale tecnico, perché ovviamente c'è fumo, luce, va illuminato, di poterci accedere. Come avete visto, ci sono delle botole perché dal sotto si veniva sopra. Sarà molto più chiaro nelle immagini fotografiche. Questi sono tutti i disegni tecnici che noi dobbiamo fare per poter poi costruire in laboratorio. Quindi tutta la struttura terra è costruita praticamente in legno e tutta la parte pittorica sopra questa grande, grandissime pedane è rivestita di legno dipinto, e invece tutta la parte, diciamo, di bocca scena, quinte e fondali sono sia di tela che di tulle. Andiamo pure avanti. Sono altri esecutivi, quello che vedete tutto a telaio, diciamo tutti i disegni che vedete qua sono i telai che bisogna costruire, che sono tutti in legno, sul quale noi rivestiamo con questa tela e questo tulle dipinto. Andiamo pure avanti, che anche queste sono vari disegni esecutivi delle pedane. Allora, qui sono andata veloce perché se lo vedete in fotografia, capite quanti disegni. Allora, guardiamo la foto in basso. A sinistra vedete il lato sinistro della pedana con le botole ancora abbozzato e a destra il lato destro con le altre botole. Il girevole centrale l'abbiamo eseguito in un secondo tempo perché avevamo bisogno di riflettere sulle varie rotazioni, quindi abbiamo deciso di fare prima i due laterali e poi la parte centrale. Perché vi ho messo queste foto? Perché per me è molto importante far capire la mole di lavoro che c'è, che non si vede e che vedrete poi nelle foto successive, e ogni elemento che voi vedete è disegnato, calcolato, montato e provato e montato presso i laboratori. Poi, una volta finito, come vedrete in altre foto, viene smontato e portato in palcoscenico e rimontato in palcoscenico. Quindi quello che vedete qui sono i due laterali della pedana. Andiamo pure avanti. Questi sono dei particolari, come vedete, ad esempio, si fa presto a dire si apre una botola e si viene su. No, io devo calcolare che non sbattano la testa, che non si facciano male, che abbia un peso per cui il cantante può sollevare, che sia norma di sicurezza. Quindi adesso non vi sto a tediare con tutte delle cose tecniche, ma ogni elemento è accuratamente studiato e accuratamente sperimentato. Tenete conto che su alcune cose particolari dobbiamo far venire anche il famoso RSPP, responsabile della sicurezza, perché questa struttura che avete visto sul fondo ha un'altezza notevole, superiamo i 2 metri, quindi bisogna fare particolare attenzione nella costruzione, sia che sottenga il peso e sia che non ci siano degli aggetti, visto che ha varia altezza, per non mettere cantanti in pericolo. Tenete conto che quelle strutture che state vedendo fa sempre parte di quel discorso del mestiere, cioè il praticabile, che dal nome stesso vuol dire che ci puoi salire sopra, cioè un praticabile di 1 metro per 1 metro costruito bene tiene 400 kg. Quindi tutti questi calcoli qua e questa esperienza, questo mestiere della costruzione ce lo portiamo dietro dal 1700, non è cambiato. È cambiato quello che io faccio sopra, ma questo tipo di costruzione così si faceva allora e così facciamo adesso. Quello che vedete invece in alto a sinistra è uno dei telai costruiti che avevate visto in uno dei disegni esecutivi. Andiamo avanti. Questo per farvi vedere il sotto, questo è uno dei passaggi necessari per arrivare a quelle botole che avete visto precedentemente. Quindi noi prima ci dobbiamo provare tutto, vedere se funziona, perché quasi sicuramente o il cantante ha delle difficoltà, oppure la regista cambia posizione, o c'è qualcosa che non va, quindi deve essere tutto studiato nei minimi particolari. E vedete che, tra l'altro, vedete quelle scritte di 1, C2, sono tutte chiamate
che sono come il montaggio IKEA, per intenderci, perché poi quando arriva in palcoscenico ogni elemento ha nome e cognome. Sia per il carico, se no immaginate quanto materiale c'è, perché dal laboratorio deve essere portato in palcoscenico, e soprattutto perché chi li monta, che non siamo noi, devono riuscire a riconoscere tutti quegli elementi rispetto ai disegni che abbiamo consegnato. Questo è tutto quello che vedevate sotto, che ora vedete sopra, che sta per essere ricoperto da questi piani di multistrato che verranno successivamente dipinti. Ovviamente sopra vedete la foto che era già ignifugato, ve l'ho messo tutte e due, perché ovviamente tutto questo deve essere anche ignifugato. Adesso ho tralasciato un attimo la pedana perché voglio raccontarvi, sempre per quel discorso del mestiere, come ci si arriva a quei tulle, quella tela dipinta. Allora, bisogna mettere giù una cosa che noi chiamiamo fodera, ma che è un'enorme tela cucita, sulla quale noi disegniamo con delle enormi righe, con delle matite che si chiamano canne enormi, e con i bozzetti che vedete su quel tavolinetto che ho lasciato lì nella fotografia, sapientemente tutti gli scenografi si mettono lì in varie zone, almeno 3 o 4 per fondale, e disegnano quello che in questo caso era il bozzetto. Si danno una serie di acque sotto, siccome la pittura dobbiamo farla sul tulle, questo è come se noi facessimo un disegno da tracopiare, perché il tulle è trasparente. Quindi non è necessario dipingerlo, forse un fondale in tela avrei dipinto dopo il disegno. In questo caso qua metto il tulle che è trasparente sopra e dipingo sul tulle che va a ricoprire questo disegno. Andiamo più avanti. E qua ve ne ho messi, siccome sono due a destra, due a sinistra, un siparietto, un fondale, ve ne ho messi un po' per capire la qualità di lavoro. Se, ricordatevi anche i bozzetti, perché io devo lavorare tenendo conto del bozzetto e cercando di interpretare in grande e in reale quello che mi viene dato su un foglio più o meno a tre. Quindi qua ci sta il mestiere, cioè di come si usano i colori, di quali colori usare, di come si usano i pennelli. Quando parlo di mestieri intendo dire che i nostri pennelli sono grandi, ma non è che usare un pennello grande è la stessa cosa che usare un pennello piccolo. E soprattutto per dipingere questo noi dobbiamo camminarci sopra, quindi bisogna avere una particolare capacità di visione di quello che stiamo facendo. Andiamo pure avanti. Questo è uno di quei tulle lì aperti, cioè non composti, con vicino un altro. Questa qua è la parte, perché sono due a destra, due a sinistra, con questa prospettiva. E vedete questo effetto pittorico che abbiamo dato sopra, che dà la sensazione di questo fatiscente, di queste acque, di questo rovinato, è una cosa voluta, lui non lo voleva pittorico. Mentre invece questo qua è l'inizio del boccascena, ve ne ho lasciato uno disegnato e uno pittorico in fondo, che è quella inquadratura che voi avete visto all'inizio del primo bozzetto con il sipario. Andiamo pure avanti. Questo invece è il fondale. Il fondale, che è quello in fondo, l'abbiamo dipinto con un po' più di forza, perché siccome sta su uno degli ultimi tiri, siamo 22-23, proprio in fondo qua, al più vicino, al fondo del teatro, e pur essendo tulle, l'abbiamo rinforzato molto perché la distanza è maggiore e poi proprio perché è un fondale e deve fare da chiusura. Questo sul finale, come avete visto, verrà praticamente sceso con tutte le corde a segnalare proprio quasi la caduta del teatro, ecco. E qui torniamo a quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Vi ho messo il bozzetto in pianta di quello che era prima il disegno, che è quello che vi ho detto che si vedeva male, che era tutto storto, ma in questo momento è proprio il bozzetto di quello che vedrebbe una persona al centro del palcoscenico. Quindi tutto quello che io vi ho fatto vedere prima costruito doveva diventare così. Allora l'idea e la proposta, tenete conto che eravamo su un piano inclinato, quindi ho dovuto trattare i tavoloni in maniera tale che i cantanti non scivolassero, perché abbiamo varie inclinazioni, ma loro poi quando devono cantare non devono preoccuparsi di scivolare o di inciampare. Quindi abbiamo dato una sorta di materia, diciamo così, antisdrucciolo, per farmi capire, che ovviamente ho ottenuto con degli intrugli strani che facciamo noi in scenografia.
E quindi è stato tutto rivestito con quei tavoloni che avete visto di questa materia e poi, come per il fondale, andiamo pure avanti, è stato disegnato tutto quello che vedete. E qui lo vedete in scenografia, vedete che c'è nella foto in alto il laterale sinistro, in centro il girevole e in basso il laterale destro. Qui già in fase di buona, aspetta. Aspetta, sono Ok, andata. di una. Aspettate un attimo. Okay. Qui invece c'era già la costruzione del girevole e sono riuscita a fare questa foto che rende le proporzioni, no? Per cui abbiamo smontato i due laterali, abbiamo montato il girevole, abbiamo montato quello che è stato disegnato in scenografia di nuovo in costruzione per rivedere. Vedete che ci sono tutte quelle rotture che sono quelle da dove uscirà Don Giovanni, da quelle dove uscirà il fumo, per vedere se le prospettive, se il disegno e se tutto convergesse come da disegno esecutivo. E poi ovviamente anche noi come i cantanti che fanno fatica, ma vi garantisco che anche noi dipingere in quelle posizioni non è stato facile. Questa è la pedana finita, andiamo pure avanti, e qui finalmente l'abbiamo montata in palcoscenico. Ovviamente qua non ci sono le luci, mancano ancora i fondali, c'è solo la pedana e quei famosi boccascene principali che vi ho raccontato. Questo è il famoso tulle da siparietto che vi avevo detto e vedete quello che vi avevo raccontato e ricordatevi anche i bozzetti che c'erano quegli effetti. Quindi quando si dipinge in scenografia bisogna avere un'esperienza tale da capire che quello che stai facendo, una volta smontato e montato in palcoscenico, si otterrà quell'effetto che lo scenografo mi ha richiesto nel bozzetto. Ma bisogna avere molta conoscenza e molta esperienza per sapere che quella pennellata, quell'utilizzo di quel materiale avrà quel risultato. E, ovviamente. Le ultime foto io non ve le ho messe perché mi aspetto che veniate a vedere lo spettacolo, perché ovviamente lo stiamo costruendo. Questa è una foto veramente di 2 giorni fa, quindi in piena prova. E quindi diciamo che sono la cosa di cui sono contenta di raccontarvi in preview. Quella che è stata anche la fatica artistica di risoluzione di idee per poter portare a casa questo lavoro. E poi vi ho messo questa qua per cui ero molto affezionata perché c'era uno spartito di Don Giovanni che abbiamo appoggiato su questo tulle all'inizio della scena e quindi l'ho inserita insomma, in queste slide che ho preparato per voi. E scusate, c'era l'ultima, scusami. No, dall'inizio no, solo l'ultima. Non avete pensato? No. Vabbè, ce n'era un'ultima che era. Ecco. Ma Così vi dopo rivedete anche i bozzetti e avanti, vedete bisogna la difficoltà accettare del la lavoro. situazione, quindi posso scendere io per altri. Aspettate, ok. Questa, ok. E quindi si va in scena. Quindi ho preso uno dei bozzetti e ve l'ho montato nel palcoscenico, che sarà effettivamente l'effetto che vedrete quando verrete a vedere lo spettacolo. Ci scusiamo per il disguido tecnico perché è stato veramente un po' faticoso, immagino anche per voi ascoltarlo, ma insomma speriamo comunque di essere riusciti a raccontare almeno e entusiasmarvi su questa parte del lavoro, la mia in particolare perché io sono appassionata di tutto ciò, quindi spero di essere riuscita anche a raccontarvi qual è proprio questo mestiere di fare lo scenografo realizzatore, che è veramente antico e non tutti lo conoscono, non tutti sanno la vera fatica, la quantità di lavoro che c'è dietro a un'opera che poi fondamentalmente quando andiamo in spettacolo dura dalle 3 ore più o meno, insomma. Invece c'è tantissimo lavoro da parte tecnica, tantissimo lavoro da parte artistico, cioè sono tante le maestranze che lavorano per poter permettere
la qualità è uno spettacolo di questa portata. Noi ci teniamo molto a questo made in Teatro Regio, che cerchiamo dopo questi momenti, questi anni burrascosi, insomma, che abbiamo vissuto, di far rinascere, e quindi speriamo che con questo nostro contributo di appassionare ancora sempre di più sia voi insegnanti, ma soprattutto i giovani. Grazie. Posso fare due domande? Quante persone Sì, lavorano nel allora. laboratorio di settimo? Quante persone hanno messo mano e quanto tempo ci avete messo? 11 compresa me. Ebbene, un tot di metri quadri ciascuno, direi, eh? Sì, guarda, le do anche i dati. Abbiamo utilizzato 1500 metri quadri di tulle, 1500 metri quadri di fodera per poter fare il tulle e tutto quello che vi ho raccontato, almeno 10 metri cubi di legname e 170 tavoloni per poter foderare tutta quella, perché sono su due strati, quelle pedane che voi avete visto. Quindi Pazzesco. anche il anche solo. Per dire, c'è tutto un lavoro che io non sono stata a raccontarvi, ma per riuscire ad arrivare a fare quel lavoro lì, c'è tutta anche un'indagine di mercato di materiale di acquisti che è lunghissimo, che va di pari passo con quella progettazione che vi ho fatto vedere. Diciamo che abbiamo iniziato un pelo in ritardo. Questo è un lavoro che comunque richiede 3-4 mesi di lavorazione con il personale che abbiamo a oggi all'interno dei laboratori. Ovviamente più personale e un'organizzazione diversa si possono fare anche più cose. Tenga conto che nello stesso periodo abbiamo anche realizzato un allestimento esterno, quindi per noi è stato molto molto faticoso. Però siamo anche molto felici perché quando facciamo cose belle ci riempie l'animo. Siamo affaticati, però lo spirito è alto, ecco. Certo, ma e poi tutto questo materiale, tutto questo lavoro viene custodito e affittato ad altri teatri che vogliano, scusate, prendere il vostro allestimento, immagino. Sì, questo allestimento intanto è già in coproduzione con Palermo. Noi siamo capofila, quindi lo gestiamo e va in prima qua, il prossimo anno credo che andrà in scena Palermo. E quindi Palermo mette già una quota e quindi il costo vivo dell'allestimento viene suddiviso. Ma poi tutti i nostri allestimenti, soprattutto quelli importanti, vengono tenuti in parte a settimo, diciamo che abbiamo anche altri capannoni e diciamo che ci sono quelli di repertorio, quelli classici come sono l'Aida, la Traviata, la Bohème. E poi abbiamo un 150 container al sito di Orbassano dove vengono stivati quando o qualora non ci stanno come spazi presso i laboratori. E c'è tutto un sistema di vendita e di noleggio, di vendita di quelli che per noi sono ormai obsoleti e di noleggio per tutti gli altri. Cerchiamo anche di fare molte coproduzioni perché al giorno Certo. d'oggi bisogna anche ragionare sul risparmio. Certo, beh sì, non avrebbe nessun senso fare il Regio una, il Carlo Felice una, cioè, Anzi, si fa anche troppo, si sta cercando otto di allestimenti non farlo. in 2 anni mi sembrerebbe follia, insomma. Va Certo. bene, cerco di. Bene. No, è che sarà andata lì. Complimenti, davvero Se avete altre domande, magnifico. io Davvero sono magnifico. disponibile. No, mi spiace solo della problematica tecnica che abbiamo avuto oggi, perché io sono abituata a lavorare con gli studenti con le slide, le preparo in modo che, perché se uno vede, soprattutto quello che non gli è dato di vedere quando viene a vedere lo spettacolo, perché tutto quello che avete visto o venite da me o non lo vedete proprio, insomma. E anche in un dietro le quinte non è così evidente. E invece così c'è un po' il racconto veramente di come nasce il lavoro. Ed è anche importante perché stiamo parlando di tante maestranze, di tante peculiarità, perché dipingere in quella maniera lì non è che lo sanno fare tutti, no? È una cosa che crei negli anni con un team artistico
costruito, ecco, quindi me, in realtà devo dire che a me spiace che il resto del mondo, no, perché non è una cosa solo del teatro regio, intendo dire che tutta la parte culturale dovrebbe occuparsi di più di quello che succede all'interno dei teatri e della qualità artistica che noi abbiamo all'interno di queste strutture, che andrà persa se non ci sono persone come voi che le insegnate ai giovani e come noi che le trasmettono. Quindi questo è un po' anche un dovere, cioè io al di là del fatto che mi piace negli ultimi anni lo faccio un po' come insomma per dare alle generazioni future un qualcosa che se no so che andrà perso. Una parte che io ho visto in tutti questi lunghi, cioè tanti anni di attività con Scuola all'Opera, che piaceva tantissimo ai ragazzi, era vedere le prove, soprattutto quando erano le prove, diciamo, a metà, quando stavano ancora Ah, costruendo, sì. no? Quando c'erano le L'investitura dello spettacolo. prove con l'orchestra, con i cantanti, il regista che ferma, eccetera, ma dietro c'erano le persone che montavano, che facevano. Io ricordo una volta, ma più di una volta, in cui abbiamo visto una cosa e poi quando siamo andati a teatro la settimana dopo, in realtà quello che avevamo visto l'abbiamo riconosciuto. Ma era cambiato, era cresciuto, era diventato un'altra cosa, no? I ragazzi ti dicono: ma noi avevamo visto una struttura di legno, invece guarda che cosa, cioè, come dire, che magia che si crea, no? Perché secondo me l'opera è proprio una magia, cioè una roba che sai che è finta, sai che è falsissima, e invece mentre sei lì diventa vera. E quindi questa cosa i ragazzi mi coinvolge molto, per quello che spero che in futuro si possa, possiate ripartire a farci fare questi percorsi. Vabbè, Anche noi. Speriamo vivamente anche noi. certo. Dai, dai, che ce la fate venire Bene. tutta. Complimenti, comunque Claudia, bellissimo. Veramente Grazie, un grazie. allestimento Pensate notevole, hai spiegato che questo tipo benissimo. di... E pensate che L'ho questo persa. tipo di percorso possa essere interessante per i docenti? Sì. Sicuramente, secondo me sì, mo molto, moltissimo. Adesso Moltissimo, abbiamo sì. avuto un po' di sfortune Questo perché, purtroppo, a parte diciamo, l'aspetto tecnico, è conciliare la produzione, quindi i tempi della produzione e questo tipo di attività non è facile perché quando meno te l'aspetti, un maestro mette una prova non prevista e quindi l'artista è impegnato, come è successo oggi. Avevamo la disponibilità di Francesca Di Sauro, il lunedì di solito non c'è attività, invece il maestro ha messo una prova proprio nello stesso orario nostro. Vabbè, ma lo spettacolo viene prima, cioè, hanno Lo fatto una prova in sappiamo, meno perché sì. c'erano quattro insegnanti che volevano sentire una cosa, cioè, ovviamente, È ovviamente. così. Bene, allora Va bene, beh, grazie noi per il feedback che per noi è molto importante. cerchiamo di, se riusciamo, confezioniamo un video di tutta la registrazione in modo un po' fluido e cerchiamo di, se voi volete spargere la voce tra i vostri colleghi, se vogliono iscriversi, noi adesso attiviamo una nuova edizione del corso. In modo tale che possiate iscrivervi. La domanda se siete obbligati a passare tramite la piattaforma, io non ne sono così sicura, mi informo e poi piuttosto vi diciamo se possiamo fare anche un'iscrizione diretta e poi noi carichiamo le presenze e le iscrizioni sulla piattaforma. Vediamo.
E se, informa, perché questo può credo che sia aiutare. una domanda che vi faremo in tanti, se si può pagare con il bonus docenti. Sì, si può, è possibile. Ok. Va Va bene. bene, grazie, noi ci vediamo mercoledì. Benissimo, Grazie. perfetto. Grazie, Grazie. arrivederci. Grazie mille. Buonasera. Buonasera. A presto. Buonasera. A Arrivederci. presto e complimenti.